Gara particolarmente sentita da tutte e due le tifoserie, questa è una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Amici appassionati, bentrovati da Piero Gibardo e Lelia Dani qui con me per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Gara che promette spettacolo tra Hellas Verona e Juventus. Non so tu, Pier, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita. Oh. Pure di notte me la son sognata. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Ha interrotto un'azione pericolosa, può arrivare il cartellino. L'arbitro sventola il giallo, non è cominciata benissimo la sua gara. E sarà ammonito dopo pochi minuti, ti condiziona, è chiaro, è ovvio. Sai di non poter più commettere errori. Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Stiamo rivedendo il gol. Questa è una punizione calciata con l'interno piede, ne è venuta fuori una traiettoria a uscire che non ha lasciato scampo al portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Azione da seguire, ha il pallone del pareggio. Bremer. Vlahovic. Nuova possibilità per la Juve. Locatelli. Attenzione al pallone per Vlahovic. Ancora lui non sbaglia. Secondo gol personale. È scattato sul filo del fuorigioco, sul bel pallone filtrante del compagno, come conferma questo replay. Ha mantenuto i nervi saldi e tu per tu col portiere. Credevo che avrebbe provato ad aggirarlo, evidentemente non se l'è sentita, ha ripiegato sulla vecchia ma pur sempre valida botta potente. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Se ne va di forza. Buono il recupero qui nella tre quarti avversaria. Il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Ottimo intervento del portiere. Nuova chance dalla bandierina. Occhio al corner. Prende la mira e calcia.
Conclusione intercettata senza problemi dal portiere. Riconquista la palla. Provano ad avanzare. C'è l'offside, interviene l'arbitro che ferma il gioco. Forse poteva ritardare un attimo il passaggio qui per cercare di evitare il fuorigioco. Douglas Lewis. Danilo. C'è spazio per il contropiede. Interviene e sventa il pericolo. Occhio qui a Vlahovic. Douglas Lewis. Risolve problemi, grande intervento. Non manca molto al termine dei primi 45, primo tempo da dimenticare per la squadra di casa. E se non corrono immediatamente ai ripari, il passivo rischia di farsi ancora più pesante, Pier. Diversi elementi oggi stanno rendendo il di sotto dei loro standard. Fossi il tecnico, procederei a qualche cambio nel tentativo di dare quantomeno una scossa. Non possono continuare a subire in questo modo. Prosegue l'avanzata. Passaggio intercettato. Gara che andrà avanti per altri due minuti. Douglas Lewis. Primo tempo che si chiude qui con le squadre che si dirigono negli spogliatoi. Da sottolineare fin qui la prova di questo giocatore è davvero molto positiva. Pier, quando gioca così non si marca. Quante volte ha tirato oggi in porta? Sono già tante le occasioni che gli hanno permesso di festeggiare più volte il gol. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Occhio alla verticalizzazione. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Vediamo come sfruttano il contropiede. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Si mette col corpo tra palla e difensore. Proseguono nell'avanzata. Filtrante calibrato bene. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Grande intervento, quasi come un gol. Non bene qui il possesso palla. Difende bene il pallone. I tifosi lo invitano a calciare. Ha tentato la conclusione come voleva anche il pubblico, ma il pallone è terminato fuori non di molto. È andato vicinissimo il gol, Pier, ma forse la pressione dei tifosi è stata eccessiva e portandolo all'errore. Può appoggiarla. C'è il vantaggio per la Juve, l'arbitro lascia giocare. Giocano con molti elementi dietro la linea del pallone.
vogliono lasciare l'iniziativa alla squadra avversaria. Prova col filtrante profondo, prova il lancio, ma si alza la bandierina, c'è offside. Allora Pier, per me l'idea era buona, buonissima, il movimento dell'attaccante è stato sbagliato, ha avuto troppa fretta di andare, brava la difesa a salire e a far scattare il fuorigioco. Danilo. Douglas Lewis. Attenzione, pericolo! Bravo qui il portiere sulla conclusione da sottomisura. Ha reagito in una frazione di secondo e ha sventato il pericolo. Palla verso il centro dell'area. Calcio d'angolo senza conseguenze. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. C'è spazio per la ripartenza. Maragna metri. Va via il proprio marcatore. Respinge e allontana il pericolo. È il momento del cambio in casa Juve. Era da un po' che non si rendevano pericolosi e questo tiro dalla bandierina potrebbe essere il segnale della svolta, o almeno se lo augurano i tifosi. Occhio al cross in mezzo. Azione che sfuma. Perde un pallone pericoloso. Palla dentro. C'è la conclusione. Bravo qui il portiere. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. E c'è il gol che riapre improvvisamente la gara. La regia ci ripropone l'azione del gol partito tutto da questo calcio d'angolo. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Federico Gatti. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finita. Hanno ancora un'occasione per rimettere a posto le cose, devono sfruttare questo possesso, manca poco. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Possibilità di contropiede, attenzione. Rugani. Vlahovic. L'arbitro concede 3 minuti di recupero. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Escono dal campo con una sconfitta ma comunque a testa alta, dopo una partita giocata per ampi tratti alla pari. È mancato qualcosa nei momenti chiave, secondo me. Devono migliorare sotto questo aspetto. Straordinario protagonista del match, Dusan Vlahovic, che ha giocato una partita praticamente perfetta. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pier. Mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi, per la sua prestazione.